Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere che cosa accadrà tra lui e lei, quindi andiamo a vedere le energie generali, che cosa accadrà, quali saranno i sentimenti reciproci, cosa vorrebbe dirti, i consigli. Andiamo a vedere un po' in linea generale tutto su voi due. Quindi inizio subito, andiamo prima di tutto a vedere qual è l'energia di lui? Quindi partiamo prima con un oracolo per lui. E ne sono usciti due. Tu puoi riscrivere la tua storia. E prendi l'opportunità di questo. Quindi cerca di trovare l'opportunità e cerca di riscrivere in modo tuo quello che tu vuoi. Probabilmente energia maschile qua è un'energia dove c'è un po' di nostalgia, di dissapore e quindi qua ti dicono che in realtà c'è un modo per uscirne fuori, c'è un modo per superare. Andiamo a vedere l'energia femminile. L'energia femminile. Ok, sono queste due. E abbiamo la carta dei fiori, numero 17 e della strega, numero 27. Qua ti dice che praticamente la giustizia per te sarà fatta, quindi avrai una soddisfazione, l'energia femminile avrà una soddisfazione e finalmente tutto si aggiusterà. E ti dicono anche di essere onesto con se stesso, con te stessa, quindi cerca di, ecco, perlomeno di dire la verità a te stessa, anche perché tutto si aggiusterà nella tua situazione. Vediamo ancora l'energia maschile, determinazione. Vediamo l'energia femminile, competizione, vediamo l'energia tra di voi, nuovo inizio, pensieri limitanti al fondo del mazzo, pensieri limitanti al fondo del mazzo. Allora, vedo che sentimentalmente lui è molto determinato, mentre lei forse sì, direi che lei si sente forse un po' più messa in competizione, ma comunque mi sembrate tutte e due appunto che volete andare verso questo nuovo inizio, nonostante comunque siete molto limitati. Perché appunto possono essere successe un sacco di cose. Ok, questa ce la teniamo qua. Andiamo a vedere che cosa accadrà all'energia maschile. Vediamo che cosa accadrà a lui. Cosa accadrà all'energia maschile. Cosa accadrà all'energia maschile. Cosa accadrà all'energia maschile? Cosa accadrà all'energia maschile? C'è la giustizia. Cosa accadrà all'energia maschile?
C'è il 3 di denari, la ruota e il 4 di bastoni. Quindi l'energia maschile vedo che la stessa carta che qua, che vedevo l'energia femminile, che si aggiusta, io penso che sia proprio qualcosa che si aggiusta tra di voi, perché vedo proprio che si aggiusterà qualcosa. Potrebbe essere anche in ambito lavorativo, probabilmente riuscirete ad avere delle collaborazioni, riuscirete a fare ingranare qualcosa. Vedo proprio un cambiamento, qualcosa che cambia e vi porta proprio ad una felicità. Io quindi vedo per voi che finalmente prendete il controllo di una situazione che probabilmente è sempre stata altalenante, e vedo anche dei festeggiamenti che magari potreste fare con altre persone. Ok. Vediamo ancora che cosa accadrà all'energia maschile. C'è l'amante, la lettera, un gran signore. Vediamo se ci danno altre due carte. Cosa accadrà all'energia maschile? Sì, le sentivo. Disperato per gelosia e amore. Allora, vediamo le chiacchierine, cosa ci dicono. Qua, allora, qua innanzitutto vedo molta gelosia che potreste avere voi o che qualcuno ha nei vostri confronti o comunque reciprocamente. E vedo che a me sembra più che altro che siete voi che siete molto gelosi e possessivi magari di una persona, o comunque siete innamorati, siete comunque siete anche fedeli a questa persona, e probabilmente voi glielo direte, probabilmente in questa settimana l'energia maschile sarà proprio più dolce, più disponibile. Vediamo invece adesso l'energia femminile. Che cosa accadrà all'energia femminile? Che cosa accadrà all'energia femminile? Allora, sono cadute in orizzontale, ma avendo il mazzo in orizzontale le prendo tutte dritte, mi sento dritte. Abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, l'appeso, il sole, il 2 di coppe, wow, e il diavolo. Accidenti. Allora, qua cosa abbiamo a fondere il mazzo? La forza. Che cosa accadrà all'energia femminile? Allora, innanzitutto vedo che potreste avere dei gesti romantici da qualcuno, qualcuno potrebbe invitarvi, qualcuno potrebbe farsi avanti. Vedo che finalmente avrete chiarezza su qualcosa, vedo proprio un'unione, vedo la felicità, l'armonia che ritorna. Sia in ambito sentimentale, ma proprio io vedo anche altre cose, quindi avete proprio delle soddisfazioni di qualcosa che comunque per voi è molto caro. Probabilmente ci sarà ancora qualcosa che vi terrà, diciamo, incatenati, o comunque vi farà sentire un po' con le spalle al muro, ma vedo che comunque avrete finalmente una soddisfazione, qualcosa sarà più chiaro e soprattutto riuscirete a capire le cose in maniera diversa, riuscirete a essere più riflessive, e vedo anche che riuscirete a tenere a bada, un po' più a bada, le vostre sensazioni, i vostri sentimenti, i vostri pensieri. Vediamo ancora che cosa accadrà all'energia femminile. C'è il cane. Cosa accadrà all'energia femminile? C'è il sacerdote. Il dispiacere. Il gatto. Ancora una. Ancora una.
Sì, il bambino. Allora, il cane, il sacerdote, il dispiacere, il gatto ed il bambino. Vedo che per voi innanzitutto troverete proprio la fiducia in qualcosa e vi affiderete anche alla moralità, alla spiritualità o comunque forse avrete a che fare con una persona più seria. Riuscirete a trovare fiducia in una persona che magari era stata persa. Vedo che forse qualcuno potrà darvi delle notizie un po' che vi dispiacciono. Riguardante probabilmente la situazione di qualcuno che si è comportato male con voi. O comunque... di qualcuno che è stato astuto, ma vedo che ci sarà poi un nuovo inizio, ci sarà un inizio di un nuovo capitolo. Andiamo a vedere un po' quali saranno i sentimenti di lui. Prendiamo prima appunto l'oracolo dei sentimenti, quali saranno i sentimenti per lui? Quali saranno i sentimenti per l'energia maschile? Confusione, ne volevo prendere almeno tre, ecco, confusione, istinto e riposo, fondo del mazzo benessere, quali saranno i sentimenti per l'energia maschile? Innanzitutto ci sarà un po' di confusione, ci sarà un po' di disorientamento, vedo che userete molto l'istinto e cercherete di riposare proprio, cercherete di stare un po' più tranquilli, proprio perché volete arrivare a stare bene. Quindi probabilmente se c'è una situazione che magari istintivamente pensate, ma non siete sicuri, vedo che state zitti proprio per star bene, eviterete diciamo discussioni o cose del genere. Vediamo sentimentalmente l'energia femminile, quali saranno i sentimenti dell'energia femminile, quali saranno i sentimenti, ancora una, ok, allora chiusura, ritorno, inganno, vediamo il fondo del mazzo, il vuoto. Quindi, diciamo che probabilmente voi inizialmente siete un po' chiusi, vi siete un po' chiusi in voi stessi, forse per questo che diceva cerca di essere onesto con te stesso. Ecco, diciamo che si parte da una chiusura, ma poi c'è un ritorno, come se si riapre qualcosa e forse tutto era stato chiuso perché c'era stato un inganno o comunque perché voi vi sentivate ingannate. In questo momento potreste sentirvi ancora col vuoto, appunto questo senso di vuoto, questo senso di non sapere, ecco perché forse partite da una situazione dove siete in chiusura, però volevo vedere anche con le sibille e i tarocchi quali saranno i sentimenti di lui, quali saranno i sentimenti di lui, vediamo i sentimenti di lui verso di lei, ok, difatti mi hanno risposto subito, la riunione, pietre preziose, viaggio, la donna di servizio. I sentimenti di lui verso di lei vedo che sono proprio l'aria pacificazione, farla sentire importante, vedo che loro si avvicineranno a voi. Quindi lui si avvicinerà a lei, ci sarà un ritorno, ci sarà un avvicinamento, ci sarà un chiarimento.
Ecco, vediamo ancora con i tarocchi quali saranno i sentimenti di lui verso di lei. C'è la regina di denari con 9 di spade, sotto abbiamo il cavaliere di coppe, quindi vedo proprio un lui che vuole chiarire. Proprio per via dello stress, perché questa situazione ha portato molto stress, molta rabbia, molta confusione, molto malessere, notti insonni, e quindi vedo che lui vuole far star bene anche lei e vuole star bene ovviamente anche lui, ma vedo che lui per primo cercherà di recuperare con lei per farla star bene. Vediamo adesso lei, quali saranno i sentimenti di lei verso di lui. C'è il militare, quali saranno i sentimenti di lei verso di lui? Quali saranno i sentimenti di lei verso di lui? Solo il militare mi fa capire che probabilmente qua c'è una lei che può essere arrabbiata, che ci sono stati dei litigi, che ci sono state delle parole magari pesanti. Allora, il militare, il pensiero, i litiganti e il ladro. Quindi, quali saranno i pensieri, i sentimenti di lei verso di lui? Allora, vedo che appunto qua partiamo da una situazione di come dicevo, vedo molti litigi, dei conflitti, ci sono stati degli scontri, vedo molto pensiero, vedo dei litigi molto forti. Probabilmente qua mi stanno dicendo che o ci sono stati o comunque ci saranno dei litigi che portano molti pensieri, preoccupazioni, che portano via del tempo per voi. Vediamo ancora che cosa accadrà. Potrebbe essere che ci sono delle difficoltà perché avete la mente molto sovraffollata, vi sta, e anche questo forse vi porta ad avere dei litigi. Allora, c'è il 9 di bastoni, sentimenti di lei verso di lui. Ok, 9 di bastoni. Poi abbiamo il 9 di denari, il cavaliere di spade, 4 di spade, regina di spade e il mago. Quindi innanzitutto per lei vedo una situazione molto pesante, una situazione dove veramente ha superato un sacco di difficoltà, molte cose, molte sfide, ma ha raggiunto molti traguardi e soprattutto vedo molto la determinazione, la competizione, il voler vincere a tutti i costi. E quindi vedo che nonostante tutto quello che vi ha sfiancato e vi ha proprio tolto le energie, comunque voi siete molto determinate, vedo che otterrete economicamente, state anche bene, tra l'altro, vedo anche che riuscirete a trovare proprio il benessere, ma non solo economicamente, voi appunto troverete il benessere, vedo che riuscirete a superare questi ostacoli che per molto tempo vi hanno tenute ferme, quindi probabilmente ancora adesso siete lì in attesa. Vi consiglio anche magari di riposare un po' di più. Vi vedo comunque molto determinate, molto come si dice? Ve lo devo dire così, cazzute, proprio determinate sul vostro obiettivo e
con la determinazione e la forza, non vi farete mettere i piedi in testa e vedo che voi riuscirete proprio a girare tutto per il vostro favore. Vediamo adesso cosa vorrebbe dirti lui, quindi lui che cosa vorrebbe dirti? Cosa vorrebbe dire lui a lei? Cosa vorrebbe dire lui? Ti sto per mandare un messaggio. Sto provando a dimenticare, ma non riesco. Siamo troppo distanti. Ho sbagliato. Vorrei essere cercato. Non voglio dirti quello che sento, so che sto rischiando di perderti e ho paura. Quindi, cosa vorrebbe dirti lui? Che innanzitutto è lì che sta per mandarti un messaggio. Sta provando a dimenticare, ma non ci riesce. Sente questa distanza molto forte. È consapevole lui di aver sbagliato, ma vorrebbe comunque essere cercato. Non vuole dirti quello che sente. E sa che così sta rischiando di perderti e questa cosa gli fa venire molte paure. Vediamo invece lei, cosa vorrebbe dire lei a lui? Cosa vorrebbe dire lei a lui? Cosa vorrebbe dire lei a lui? Non vorrei fosse troppo tardi. Devo ritrovare me stessa. Ho altre cose da fare adesso. Non sono stata sincera. Cosa vorrebbe dire lei a lui? Ricominciamo. Vorrei sentirti vicino, ancora una, comunque la conclusione. Cosa vorrebbe dire lei a lui? Cosa? Un'altra chance. Quindi lei ha paura innanzitutto che è troppo tardi, deve ritrovare per un attimo se stessa, ha altre cose da fare adesso, la vedo molto impegnata, non è stata sincera, probabilmente ti ha detto delle cose che non pensava, ti ha dimostrato delle cose che non sono vere e difatti lei vorrebbe proprio ricominciare, vorrebbe sentirti vicino e vorrebbe proprio un'altra chance. Allora, vediamo adesso dei consigli per l'energia maschile, consigli per lui. Quali sono i consigli per lui? I consigli per lui sono usciti molto rapidamente, è proprio la carta di fluire, lasciare andare, numero 20. Quindi lui deve lasciare andare, deve lasciare correre, deve cercare di farsi scivolare le cose addosso, di andare avanti, appunto, come proprio un ruscello, lasciare andare e proseguire nel suo corso d'acqua. E anche perché con la negazione, incapacità di vedere la realtà, la carta numero 38, probabilmente non stai vedendo le cose nella maniera giusta, quindi lascia stare. Vediamo il consiglio per lei. Qual è il consiglio per lei? Abbondanza raccolto numero 21, donare ricevere numero 23, fondo del mazzo, coraggio numero 27 e sicurezza. Qual è il consiglio per lei? Innanzitutto di trovare la sicurezza e il coraggio in te stessa e difatti ecco perché dicevano di essere sincera con te stessa, perché tutto si aggiusta. Quindi cerca di trovare anche il coraggio perché assolutamente otterrai quello che vuoi, ma cerca di dare quello che tu vuoi ricevere. Se tu vuoi ricevere qualcosa, cerca di darlo prima tu. Quindi, questo è tutto. Fatemi sapere se avete guardato fino qui, lasciatemi un bel cuoricino, qualunque colore va bene. Io ti ringrazio tantissimo se lo farai.
Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi, così che io posso crescere e continuare a fare contenuti. Se non sei ancora iscritto, ti invito ad iscriverti e cliccare la campanella. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp oppure per email. Ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.